Il nuovo mandato è in linea con il precedente, per cui gli obiettivi sono i medesimi. Il primo di tutto è portare in adozione finalmente il provvedimento di revisione obbligatoria delle macchine agricole, che è una vecchia procedura già approvata, ma mancano gli ultimi passi e per cui li stiamo spingendo assieme a tutta la filiera con una linea di accordo che abbiamo già raggiunto tempo fa e che è al vaglio della politica. Poi continueremo sicuramente nella formazione dei giovani, perché noi nella categoria dei rivenditori di macchine agricole abbiamo bisogno di qualche migliaia di nuovi operatori giovani da inserire nelle nostre aziende, soprattutto per l'aftermarket, quindi per la riparazione delle macchine, ma anche per addetti commerciali e anche per addetti di back office. Unacma aderisce a Climar. Climar è l'organizzazione europea che riunisce tutti i commercianti europei di macchine agricole. Si è pensato di indire un'indagine per quanto riguarda l'apprezzamento che i rivenditori hanno nei marchi che propongono sul mercato. Questo indice di apprezzamento è storico, si fa da più anni, ed è su scala europea e anche diviso per scala nazionale. Oggi proporremo il risultato su scala europea e anche sulla scala nazionale italiana. L'indagine si articola in moltissimi aspetti, sugli aspetti di marketing, aspetti di redditività, aspetti di sicurezza, aspetti di visibilità e quindi ci sono molte sfaccettature. Naturalmente alla fine vengono concentrate in un risultato generale, che è il risultato di apprezzamento generale, però sarà molto interessante vagliare tutti i marchi dettaglio per dettaglio. Ce ne saranno alcuni molto più specializzati nell'aspetto finanziario, qualche altro più specializzato nell'aspetto di marketing oppure nella aggressività di vendita. Purtroppo in un decennio e mezzo l'immatricolato dei trattori si è dimezzato, dalle 34-35 mila macchine abbondanti siamo alle 17-18 mila reali, quindi in un mercato che si dimezza è ovvio che si accumulano una vetustà del parco macchine incredibile, che di fatto le rende poi poco sicure, sicuramente molto inquinanti e sicuramente poco performanti. Soprattutto da quando frequentiamo il Climar ci siamo accorti che siamo veramente indietro da questo punto di vista e abbiamo capito che i nostri colleghi europei puntano moltissimo sull'innovazione e sul contributo pubblico all'innovazione, che nel nostro caso non può che passare anche per la revisione delle macchine e quindi per l'eliminazione di fatto di macchine pericolose, vetuste e inquinanti, e in un aiuto economico che chiediamo alla pubblica amministrazione potremo rinnovare il parco macchine e renderci competitivi sul mercato, almeno all'altezza dei nostri amici tedeschi piuttosto che francesi.